Ciao a tutti, oggi sono qua per consigliarvi tre anime scelti dal catalogo di Netflix. La mia idea era quella di creare una serie di video dedicati agli anime su Netflix, visto che molte volte mi chiedete dove posso guardare gli anime, dove li guardi tu e così via. Netflix è diventato il posto in cui mi reco più frequentemente per guardare anime, quindi pensavo potesse essere una buona idea selezionare dal catalogo di volta in volta tre titoli da consigliarvi o da sconsigliarvi. Mi piacerebbe inoltre creare dei video tematici in modo da consigliarvi o meno dei titoli, ad esempio dello stesso genere, dello stesso regista, che hanno comunque delle caratteristiche in comune. Bene, questo primo video parte già come un fail, perché l'avevo scritto e pensato per essere un video dedicato ai film di Makoto Shinkai. Però ho appena visto che dal catalogo Netflix uno dei film che volevo consigliarvi è stato rimosso e quindi vorrebbe essere un video dedicato a Makoto Shinkai, in realtà sarà un video in cui vi parlerò di due film di Makoto Shinkai e uno no. Lo so, partiamo già male, però vogliatemi comunque bene perché io ce l'ho messa tutta e in ogni caso oggi vi consiglierò due film che vi straconsiglio di guardare e uno invece che... Il primo film d'animazione che voglio assolutamente consigliarvi dal catalogo di Netflix è Your Name di Makoto Shinkai. Nonostante io ne abbia parlato in lungo e in largo, c'è ancora chi non conosce questo film d'animazione, secondo me validissimo, e quindi eccomi qua per consigliarvelo e cercare di convincervi a guardare Your Name. La storia parla di due ragazzi adolescenti. Mitsuha è una ragazza che vive in campagna, detesta un po' la sua vita perché è in un paesino molto stretto di mentalità ma anche di opportunità per lei, e sogna tantissimo di essere invece un ragazzo di Tokyo. Dall'altra parte, proprio a Tokyo, abbiamo invece Taki, un ragazzo liceale che in realtà non si lamenta della propria vita, è abbastanza soddisfatto. I due iniziano a fare dei sogni però molto strani, perché si ritrovano a vivere la vita l'uno dell'altra. È proprio come se si scambiassero di corpo e questo genera ovviamente un sacco di guai e malintesi, soprattutto nei confronti dei loro amici, che notano appunto questi ragazzi comportarsi in maniera molto bizzarra. È una storia quindi abbastanza divertente e buffa, che mescola però anche delle tematiche più profonde e serie. Oltre al risvolto sentimentale che ovviamente c'è in questo film d'animazione, si entra molto nel profondo per quanto riguarda i rapporti fra le persone. Ricorre infatti spesso in questo film la figura del filo rosso, un filo che lega in maniera più o meno invisibile due persone. In questo caso abbiamo due ragazzi in posti molto differenti e la filosofia dietro al film è che, nonostante la distanza nello spazio e nel tempo, due persone possano essere collegate e che quindi nessuna persona è realmente sola. Nonostante a volte ci possiamo sentire soli, incompresi, in realtà magari dall'altra parte del mondo c'è qualcuno che sta cercando proprio noi. Penso che sia un concetto bellissimo e nel mio piccolo mi piace pensare che le persone siano collegate fra di loro attraverso diversi fili invisibili, quindi è un aspetto del film che io ho apprezzato particolarmente, ma oltre questo si va a indagare anche degli aspetti un po' più tradizionali del Giappone, mescolati invece a quella che è la contemporaneità, quindi l'ho trovato un aspetto da una parte divertente, dall'altra interessante. Ci sono dei momenti molto toccanti che mi fanno sempre piangere, delle scene visivamente molto belle, perché lo stile di Makoto Shinkai è qualcosa di incredibile. Mescola delle scene fotorealistiche che sono la perfezione. Creano anche un'atmosfera molto quotidiana, ma al limite fra la realtà e il sogno. E visto che in questa storia di sogni si parla, l'ho trovato un valore aggiunto. Potrei stare qua a parlarvi di Your Name per ore, perché adoro anche la colonna sonora che è stata scelta per questo film. L'ascolto, non dico tutti i giorni, ma molto spesso. Trovo che il tutto sia stata una combinazione vincente, perché è una storia quotidiana in cui le persone si possono rivedere, ma ci sono anche degli elementi un po' più particolari e diversi che comunque intrigano lo spettatore. Se non lo avete ancora visto, mi raccomando, guardatevelo perché non ve ne pentirete. Un altro film di Makoto Shinkai che questa volta non vi consiglio più di tanto è Oltre le nuvole, il luogo promessoci. Questo è un film abbastanza vecchio, stiamo parlando del 2004, quindi proprio gli esordi di Makoto Shinkai. Si vede abbastanza sia nelle animazioni, i disegni, che soprattutto secondo me nella storia. La storia è ambientata in un mondo in cui, in seguito alla seconda guerra mondiale, il Giappone è stato diviso in due.
Una parte sotto il controllo degli Stati Uniti, l'altra invece sotto il controllo sovietico. Nella zona dell'Hokkaido i sovietici hanno costruito un'enorme torre che potrebbe essere un'arma dal momento che è in grado di trasformare questo mondo in un universo parallelo. I protagonisti sono tre ragazzi che sognano di volare fino alla torre e scoprire qualcosa di più. Hanno questo sogno, quindi si mettono a costruire un aeroplano, ma col passare del tempo qualcosa poi si rompe fra di loro. Infatti la ragazza del gruppo improvvisamente sparisce e anche i due ragazzi rimasti perdono interesse in questo progetto e pian piano si allontanano prendendo vite differenti. È una storia drammatica che mescola anche degli elementi di fantascienza e ruota molto attorno al concetto degli universi paralleli. È una storia che ho fatto molta fatica a finire perché non capivo dove volesse andare a parlare l'autore. Ho trovato la trama veramente molto debole e confusa. Mi sono arrivati sicuramente i sentimenti dei personaggi, soprattutto il senso di vuoto e solitudine. Immaginatevi essere le ultime persone rimaste sulla faccia della terra in un mondo che cade a pezzi, che è in rovina. Questo senso di vuoto e di solitudine mi è sicuramente arrivato, così come la volontà dei personaggi comunque di realizzare uno dei loro sogni. Ho comunque però trovato il tutto molto debole e una cosa che mi ha infastidita tantissimo è che alcune scene ricordano Your Name. Ovviamente questo film è stato girato molti anni prima di Your Name e sembra quindi una sorta di prova a voler realizzare quel film che è diventato poi Your Name senza però riuscirci, e quindi mi ha fatto un po' male vedere questi tentativi perché ci sono degli spunti comunque secondo me interessanti ma che falliscono miseramente. In certi punti è quasi pesante, tanto vuole enfatizzare l'angoscia, la solitudine dei personaggi, e volendo andare a approfondire gli aspetti più psicologici e intimi dei personaggi si va a perdere completamente quella che è la trama del film. Non lo so, io ho avuto questa impressione, non sono riuscita quindi a godermi la visione di questo film e sono rimasta molto infastidita perché è il primo film di Makoto Shinkai che mi delude così tanto e in cui non riesco a trovare veramente una vera e propria chiave di lettura, che non riesco a comprendere fino in fondo, e magari è una pecca mia, per carità, però mi ha lasciato veramente perplessa. Quindi se dovete scegliere che cosa guardare di Makoto Shinkai, magari non guardate Oltre le nuvole. L'ultimo film che non c'entra con Makoto Shinkai, mi dispiace, ma è un film d'animazione comunque che vi straconsiglio perché ha delle tematiche forti e che vale assolutamente la pena di essere visto, è La forma della voce. Questo film è tratto dal manga A Silent Voice di Yoshitoki Oima, manga che io ho adorato, mi è piaciuto veramente tanto e quindi ero super gasata all'idea di vedere un anime tratto da quest'opera. Avevo visto questo film prima al cinema, poi l'ho rivisto su Netflix e la mia opinione in merito non è assolutamente cambiata. Ma partiamo prima dalla trama. Nishimiya è una ragazza sorda che si è appena trasferita in una nuova scuola. Dal momento che non ci sente, fa fatica a inserirsi nella classe, a seguire le lezioni, e per questo chiede aiuto ai compagni di classe, che inizialmente si dimostrano molto disponibili nei suoi confronti, anzi la vedono proprio come qualcosa di nuovo, sono un po' eccitati all'idea di avere una nuova ragazza in classe, ma pian piano questi aiuti che devono fornire alla ragazza iniziano a pesare sempre di più e iniziano quindi ad isolarla. Ma un ragazzo in particolare, Ishida, è attratto da Nishimiya in maniera un po' diversa, la vede un po' come un vero e proprio giocattolo e inizia a prenderla di mira. Continua a farle diversi scherzi, a prenderle ad esempio gli auricolari. Negli altri compagni di classe gli atteggiamenti di bullismo iniziano a manifestarsi in maniera invece un po' più graduale, ma tutta la classe è coinvolta nell'isolamento di Nishimiya. Arriva però il momento in cui Nishimiya cambia di nuovo scuola perché non riesce appunto a integrarsi in questa classe, soprattutto a causa dei numerosi atti di bullismo nei suoi confronti. La colpa di tutto questo ricade però su un'unica persona, Ishida, che prenderà diciamo il posto di Nishimiya, diventerà la nuova persona da prendere di mira, la nuova persona che subirà atti di bullismo. A distanza di diversi anni vediamo i ragazzi ai tempi del liceo, in particolare Ishida, che ha comunque affrontato un percorso di crescita
molto profondo, è sinceramente pentito di come si è comportato nei confronti della ragazza quando ero più giovane e cerca di rimediare a quello che ha fatto e di essere una persona diversa, migliore. È una storia che tratta quindi di bullismo e secondo me è molto interessante perché tratta l'argomento dal punto di vista del bullo, che a un certo punto si rende conto di aver sbagliato, diventa lui stesso vittima di bullismo e cerca in un qualche modo di risolvere, diciamo, la questione. È detta in maniera molto semplice così, in realtà il percorso che fa è molto, molto profondo e per nulla semplice. Ho trovato un'analisi di questa tematica molto forte perché non ci sono censure, è abbastanza diretto. Forse nel manga traspare un po' di più questa cosa rispetto al film d'animazione, ma arriva comunque la volontà, la voglia di riscatto, non soltanto per se stessi, perché in realtà ha una bassissima considerazione di sé, tant'è che pensa di suicidarsi, quanto la voglia di rimediare e far sentire bene la persona che in passato ha ferito. Oltre a questo si parla anche di amicizia e un tema, secondo me, anche in questo caso, che viene affrontato in maniera molto delicata e giusta. Il protagonista Ishida si chiede più volte che cosa significhi essere amico. Ho il diritto di essere amico di una persona nonostante quello che ho fatto in passato. Mi è piaciuta molto la profondità di questa storia, che anche nella versione animata riesce a rendere comunque l'intenzione dell'autore nel far capire e sensibilizzare soprattutto lo spettatore riguardo ad alcune tematiche. Il bullismo in particolare in Giappone è un problema molto serio. È un film secondo me di forte impatto, non soltanto visivo. È una storia per certi versi toccante, io ve la consiglio perché vi farà sicuramente riflettere su diverse tematiche. E al di là di questo ci sono comunque delle scene un po' più buffe, un po' per sdrammatizzare, c'è anche un leggero risvolto sentimentale. È una storia secondo me completa che va assolutamente vista. Questi erano quindi gli anime di cui vi volevo parlare oggi. Fatemi, mi raccomando, sapere qua sotto nei commenti se avete visto questi film e in tal caso che cosa ne avete pensato voi, soprattutto per quanto riguarda il film di Shinkai che non mi è piaciuto, ovvero Oltre le nuvole. Fatemi anche sapere che cosa ne pensate di questa idea di fare una serie di video dedicati agli anime disponibili su Netflix. O se vorreste vedere ad esempio anche dei video dedicati agli anime disponibili su altre piattaforme, come ad esempio Vid o Amazon Prime Video. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!